tantissimi in questa intitolazione ai tempi del coronavirus, ma io sono molto orgogliosa di essere qui con la mia fascia tricolore che rappresenta la città, la famiglia del Gonfalone, le Chiarine e illustri ospiti come il professor Gaeta e il professor Vannini a fare questa intitolazione di un giardino bellissimo, tra l'altro, un luogo di Firenze bellissimo alla amata filosofa Simone Weil. Una vita breve, stroncata molto presto, che ha prodotto una messe e una quantità di pensiero ignoto a molti. Lei non è stata soltanto una delle principali menti filosofiche del Novecento, è stata anche una innamorata di Firenze, in un modo viscerale e allo stesso tempo, come posso dire, che denota la sua passione sterilizzata, fredda, massima, come in tutte le cose che lei pensava e faceva. Allora vorrei semplicemente, prima di dar la parola al professor Gaeta, leggervi poche parole che la stessa Simone Weil scrisse dopo essere stata a Firenze. Quanto a Firenze è la mia città. Tra i suoi uliveti ho sicuramente vissuto una vita anteriore. Non appena ho visto i bei ponti sull'Arno, mi sono chiesta cosa avevo mai fatto così tanto tempo lontana da Firenze. Se l'è chiesto certamente anche lei, perché alle città essere amate piace. Credo decisamente che stavolta non andrò a Venezia. Firenze e Venezia, troppo in una volta sola. Non ho il cuore libero per amare Venezia, perché me lo ha rapito Firenze. Ecco, senza nulla togliere a Venezia, però per noi chiamiamo Firenze e ci piace pensare che alle città piace essere amata, essere amate, queste parole sono importanti e belle tra le molte che l'amata Simona ha detto e ha pensato da ricordare in questo giorno. Ecco, quindi grazie per essere qui con noi, per aiutarci a ricordarla e scopriamo senz'altro col professor Gaeta, come gli dai la parola, la targa che intitola Il giardino a Simone Weil. Senz'altro la più grande pensatrice del Novecento, e non lo dico io, lo dice il professor Gaeta, è una delle menti filosofiche più importanti del secolo scorso. L'abbiamo voluto perché seppe pensare cose fondamentali che sono una via luminosa anche per l'oggi e vogliamo che sia non solo ricordata in una città che lei amava visceralmente, di cui si innamorò, ma anche che sia ricordata per indicare ai più giovani cittadini una via, un pensiero per immaginare anche il futuro delle nostre comunità.